derby è del Chieti, 2-0 all'Avezzano, al Mariani Pavone di Pineto, convincente la prova degli uomini di Pino Di Meo che staccano in classifica i marsicani e chiudono il girone di andata a 17 punti. Costretto a dare forfè Federico Fanti per un fastidioso strappo muscolare e occasione dal primo minuto per l'ex Stefano Camerlengo. L'altro ex, Filippo Franchi, si accomoda in panchina, Manuel Cancelli, Quatrana e Agate, la batteria di trequartisti alle spalle di Rabbeni nell'Avezzano, Traini e il nuovo arrivato Stefano Sarrizu ad agire ai fianchi di Andrea Sivilla nel Chieti. La penetrazione centrale di Rabbeni chiama all'intervento Stefano Bruno ad interrompere un sostanziale equilibrio, ma la gara si sblocca sulla discesa di Giancarlo Di Cillo, stop col mancino di Michael Traini e girata con il destro punito il suo vecchio compagno di squadra, potenza e precisione, un gol straordinario da parte dell'attaccante riminese. L'Avezzano, che non può contare sull'appoggio dei propri tifosi in protesta per le limitazioni legate al numero di tagliandi destinati ai biancoverdi, risponde con Manuel Cancelli, quindi con il cross di Agate, impreparata alla retroguardia del Chieti, spreca il punto dell'1-1 Rabbeni. Nel secondo tempo accelera il Chieti, Sarrizu sfiora il raddoppio, migliore sorte per Andrea Sivilla, ma con la chiara complicità di Stefano Camerlengo, non esattamente irresistibile, e si sblocca dunque l'ex recanatese che si esalta ed esagera dalla distanza, centra il palo, deliziosa questa volta la sua conclusione e decisamente un grande avvio di ripresa per un Chieti a tratti sontuoso. Traini non infierisce su un Avezzano impallidito e frastornato che con Quatrana prova comunque a riaprirla. Di Curzio mette in apprensione la difesa neroverde, ma non Stefano Bruno, che si salva distinto. Troppo remissivo l'Avezzano, che concede anche l'opportunità per il tris con Brunetti spaesato, Caparbio Palmisano che scippa il pallone ma non trova la soddisfazione personale. Neroverdi che ad ogni modo strappano applausi, marsicani che si confermano spuntati e abulici in avanti. Chieti batte Avezzano 2-0.